Bologna del centro Amilcar Cabral, che organizzano oggi la presentazione di La Turchia secondo Erdogan, il numero di novembre di Limes, dedicato appunto alla visione dello Stato anatolico secondo il suo leader della Turchia, che è forse uno dei pochi casi, forse l'unico nella geopolitica contemporanea, di leader che non subisce la geopolitica ma determina quella dello Stato che controlla, in buona parte sicuramente. Sappiamo la geopolitica, no? Una disciplina molto incentrata sulle forze impersonali del mondo che determinano il corso degli eventi. Invece qui abbiamo un caso di studio estremamente interessante, appunto quello di un leader che la geopolitica la fa più che subirla. Non è ovviamente un endorsement alla figura di Erdogan. Abbiamo due ospiti più che qualificati per portarci nei meandri di questa figura e della battaglia che sta, as we speak, conducendo in Turchia per il controllo della macchina statale. Sappiamo tutti gli eventi che si sono verificati in Turchia quest'estate, il golpe del 15 luglio, a cui è seguito quello che qualcuno ha chiamato un controgolpe, che forse si può definire, ma lo stabiliranno i due relatori, un vero e proprio golpe riuscito stavolta. Ma insomma, lasciamo le definizioni ai due relatori, che vado subito a presentare. Si tratta di Daniele Santoro, analista di geopolitica stabilito in Turchia, parla perfettamente e fluentemente turco ed è il curatore di questo volume di Limes. Accanto a lui la professoressa Marcella Emiliani, storica del Medio Oriente, già professoressa all'Università di Bologna. Molti di voi, vista la giovane età, probabilmente hanno studiato e stanno studiando sui suoi libri di storia del Medio Oriente, quindi sicuramente sarà una serata molto, molto interessante da questo punto di vista, e apprezzo anche la scelta del formato, che non sarà una, diciamo, due relazioni divise, ma sarà un botta e risposta tra i nostri due relatori. Spero che questo sia anche molto più coinvolgente per chi sta a seguire. Poi dopo, se vorrete, in fondo alla sala ci sono un po' di numeri di Limes, se la nostra presentazione vi ha incuriosito a sufficienza per proseguire la lettura. Ora mi taccio definitivamente e vi do la diretta Twitter, lascio la parola ai nostri ospiti. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio ovviamente Limes, che oggi viene ospitato dal quartiere, ma soprattutto dal centro Cabral. Siamo contenti, come abbiamo già fatto altre volte, di presentare l'ultimo numero della rivista. E entrerei immediatamente in medias res, come si dice, perché il tempo è poco e stringe. Allora, ritornerei appunto a quello che è la svolta della politica di Erdogan, che è questo benedetto golpe del 15 luglio. Di questo golpe sono state dette tutto il contrario di tutto. Leggendo l'ultimo numero di Limes si notano due cose importanti. Prima di tutto, che la versione ufficiale, quella che Santoro mi confermerà, è la più condivisa in Turchia, è che il golpe del 15 luglio, non riuscito, come sappiamo bene, sia stato orchestrato dagli Stati Uniti, che avrebbe scelto questo personaggio, di cui andremo a vedere meglio la statura e il potere, Gulen, che è un signore che presiede un'organizzazione di charities, di scuole, e anche penso a dei circuiti finanziari interessanti, che attualmente risiede negli Stati Uniti, e quindi avrebbe usato, diciamo, come cavallo di Troia per questo rivolgimento della politica turca proprio il personaggio di Gulen. Questo è gli Stati Uniti di Obama. Altri invece, come già accennato Petroni, sono convinti che in realtà il vero golpe si è arrivato dopo il 15 luglio, quando, prendendo lo spunto dal tentativo di golpe, in pratica Erdogan ha trasformato alla velocità della luce il suo paese, ha
e continua a fare purghe su purghe in tutti i livelli dell'amministrazione dello Stato, dell'insegnamento, dell'università, dei giornali, dei militari innanzitutto, tanto ormai da configurare una vera e propria dittatura personale sua e del suo partito, il partito dello sviluppo e della giustizia, o giustizia e sviluppo. Ora, di certo, Santoro, cosa sappiamo di questo voto? Cioè, usciamo da questo dire, non dire, si dice, non si dice, perché per ora l'unica versione che gira è quella turca, appunto, che sia stato il tentativo degli americani di esautorare Erdogan, per far cosa non abbiamo ancora capito, però andiamo alle certezze sul voto di luglio. Certezze, a parte il fatto che è stato un problema che sono stati utilizzati gli aerei da guerra della Repubblica di Turchia per bombardare il Parlamento di Ankara e che sono morte 241 persone, credo non ci sia nient'altro. Io credo che tutte le tesi che puntano su un solo fattore, quindi l'autogolpe, o il golpe fatto da Gulen, o addirittura il golpe organizzato dagli americani, non colgano la complessità degli eventi. Io credo che si tratti in parte quantomeno di un golpe indotto da Erdogan. Cioè Erdogan, dopo le inchieste giudiziarie del dicembre 2013, che secondo lui sono state lanciate da procuratori gulenisti per rovesciare il suo governo, ha lanciato quella che lui stesso ha definito una caccia alle streghe volta a ripulire la Turchia dai membri della confraternita gulenista. Erdogan all'inizio del 2014 aveva proclamato che sarebbe entrato nelle tane dei gulenisti e in parte lo ha fatto. Però anche dopo il 2013 Erdogan non è mai riuscito a entrare in una specifica tana dei gulenisti, quella scavata all'interno delle forze armate turche, perché nonostante la riconciliazione avvenuta a partire dall'inizio dello scorso anno tra Erdogan e i militari non hanno mai dato carta bianca al governo a Erdogan per ripulire i loro ranghi dai gulenisti. Lo hanno fatto perché chiaramente sospettavano che Erdogan avrebbe approfittato per ripulire appunto le file delle forze armate turche non solo dai gulenisti ma più in generale da tutti coloro che lui pensa non aderiscono e non si allineano alla sua linea politica. Per cui Erdogan, che non riusciva a entrare in questa tana dei gulenisti, ha cercato di fare in modo che fossero i gulenisti a uscire dalla tana. Oggi sappiamo che tra aprile e maggio di quest'anno diverse procure della Repubblica di Turchia avevano preparato delle inchieste, delle operazioni giudiziarie che coinvolgevano migliaia di gulenisti sulla base di liste preparate dai servizi segreti turchi. E oggi sappiamo anche che Erdogan verosimilmente ha fatto filtrare questa notizia, perché il suo obiettivo non era tanto quello di arrestare i gulenisti quanto appunto di fare in modo che i gulenisti si esponessero, che si sentissero con le spalle al muro e che dessero vita a un estremo tentativo di salvarsi la pelle. Secondo me questo è stato il 15 luglio. Perché Erdogan ha fatto questo? Perché prima del 15 luglio nessuno, neanche in Turchia, credeva alla pericolosità del movimento gulenista. Qui abbiamo riportato alcuni passaggi in un'intervista rilasciata dall'ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Turche, il Kerbaşlı, ad agosto. E Başbuğ, che è un nemico di Erdogan, sostiene che dal 2013 al 15 luglio 2016 Erdogan la guerra ai gulenisti l'abbia fatta da solo, cioè che neanche all'interno del suo partito questa battaglia era appoggiata. Il 15 luglio ha cambiato tutto, perché oggi Erdogan è stato in grado di esporre, vera o falsa che sia, la pericolosità del movimento gulenista all'opinione pubblica turca. E oggi la stragrande maggioranza dei turchi crede che dietro al golpe ci sia stato Gülen e che quindi il movimento gulenista sia una minaccia alla pace e alla stabilità della Turchia. Questo ha consentito a Erdogan di realizzare questo controgolpe, cioè di arrestare migliaia di gulenisti e tanti altri che non c'entrano niente con Gülen, il che gli ha consentito di ridurre enormemente il potere di Gülen all'interno dello Stato profondo e quindi di mettere le mani su uno Stato turco che Erdogan fino al 15 luglio non controllava. Senta, ci sono due cose importanti che lei ha toccato. Innanzitutto la natura del rapporto tra Erdogan e i militari. I militari, come sappiamo, nella storia turca sono sempre stati depositari, si sono autoproclamati depositari dell'eredità kemalista, quindi estremamente laica, dello Stato. Però vediamo appunto che dentro gli stessi militari avevamo
c'è il cane, come si chiama Erdogan, di burenisti, quindi di persone radicate a quello che loro stessi definiscono l'Islam moderato. Allora, qui i problemi sono diversi, perché organizzando questo controgolpe, chiaramente Erdogan ha messo fuori gioco l'intero esercito. Quindi ha fatto fuori non solo la tana burenista, ma contemporaneamente anche quello che rimaneva della potenziale minaccia che l'opposizione laica allo stesso Erdogan poteva portare avanti. E questa è una. L'altra è, c'è il discorso di questi due Islam che si stanno contrapponendo in Turchia, ovvero quello rappresentato dall'AKP, cioè il Partito Giustizia e Sviluppo di Erdogan, e l'Islam invece più radicato nella società, chiamiamolo così, quello delle organizzazioni di base, delle scuole, come abbiamo detto prima. Come si configura adesso questo scontro? E se, in maniera un po' più approfondita, ci fa una differenza tra l'Islam di Erdogan e quello di Gulen? Io credo che la differenza fondamentale sta nel fatto che l'Islam di Gulen è un Islam molto nazionalista, un Islam fondato sul primato dei turchi. Mentre invece la visione islamica di Erdogan è una visione più universale. Erdogan è molto più filo-arabo di Gulen, che non ha una visione particolarmente positiva appunto del mondo arabo. Tuttavia credo che in questo contesto la diversità appunto tra l'impostazione religiosa di Erdogan, che in qualche modo propone una versione dell'Islam molto più vicina a quella dei fratelli musulmani. In questo senso però la differenza tra l'impostazione religiosa di questi due soggetti, secondo me, non è l'aspetto centrale della questione, perché quella tra Erdogan e Gulen è una battaglia di potere vera e propria. L'alleanza tra Erdogan e Gulen, che è iniziata quando lo stesso Erdogan è arrivato al potere alla fine del 2002, era basata su uno scambio mutuamente conveniente. Erdogan dava a Gulen l'organizzazione attraverso la quale gestire formalmente il potere, Gulen dava a Erdogan il personale burocratico attraverso il quale potrà gestirlo sostanzialmente, soprattutto dava a Erdogan delle importanti garanzie contro eventuali colpi di Stato volti a rovesciarlo. La parte laica. E certo, è certo. E però è proprio la natura stessa, la natura tattica stessa di questa alleanza che la rendeva un'alleanza a tempo, cioè un'alleanza destinata a esplodere, perché Gulen ha sempre avuto e ha ancora dei progetti per la Turchia che vanno molto al di là dell'alleanza con Erdogan e molto al di là della leadership di Erdogan, perché Gulen ha sempre indottrinato i suoi discepoli in modo tale che introiettassero il dovere di infiltrarsi all'interno degli apparati burocratici e delle istituzioni dello Stato turco, perché per Gulen i suoi discepoli sono una generazione aurea che prima o poi sarebbe stata chiamata a prendere in mano direttamente il potere. E Gulen ha pensato che questo momento fosse arrivato dopo la vittoria del referendum costituzionale del 12 settembre 2010, che ha riformato profondamente il sistema giudiziario turco e soprattutto che annunciava quella che sarebbe stata la straordinaria vittoria elettorale dell'AK Parti nelle elezioni del 12 giugno 2011, che l'AK Parti, il partito di Erdogan, vinse sfiorando il 50% dei voti. E a quel punto, all'inizio del 2011, Gulen inoltrò a Erdogan la richiesta di avere almeno un centinaio di seggi in propria quota, e quindi lanciò una vera e propria OPA sull'AK Parti e pensò che fosse stato possibile all'epoca liberarsi della leadership di Erdogan, che non serviva più ai piani di Gulen. Erdogan, che come Gulen ha dei progetti per la Turchia che vanno molto al di là della sua alleanza con il predicatore di Erzurum, ovviamente ha declinato l'offerta. E da lì è nato un braccio di ferro, o forse una vera e propria guerra, per certi aspetti anche molto sanguinosa,
che è passata attraverso varie fasi, di cui il 15 luglio costituisce solo l'apice, perché c'è stato nel febbraio 2012 il tentativo da parte di procuratori e poliziotti gulenisti di arrestare il capo dei servizi segreti turchi a Canfidan, che Erdogan considera la sua scatola nera. Poi ci sono state le inchieste del dicembre 2013. E un'altra differenza importante tra Erdogan e Gulen riguarda sicuramente la questione curda, perché i primi dissapori tra i due sono arrivati quando Erdogan ha lanciato il processo di risoluzione della questione curda, perché Gulen è favorevole a concedere maggiori diritti culturali e politici ai curdi di Turchia, ma non a trattare la concessione di questi diritti con il PKK. Mentre Erdogan, violando quello... PKK è il PKK, insomma, il partito dei lavoratori del Kurdistan. E quella, diciamo, la mossa spregiudicata che fece Erdogan alla fine del 2012 fu quella, per la prima volta, di trattare direttamente la eventuale soluzione della questione curda con il capo del PKK, con Abdullah Öcalan. Erdogan lanciò dei colloqui diretti tra lo Stato turco e Abdullah Öcalan. Una cosa che per i nazionalisti turchi, e Gulen è un nazionalista turca, è anatema, insomma, perché Öcalan è un mangiabambini per i nazionalisti turchi, uno che ha la responsabilità di 40.000 morti nel conflitto tra Turchia e PKK, per cui quello è stato il primo, ma c'è stata anche poi la questione di Israele, perché Gulen e la sua confraternita, diciamo, apparentemente quantomeno aperta al dialogo tra religioni e culture, e Gulen in qualche modo era il garante dell'alleanza turco-israeliana negli Stati Uniti. E quindi la prima crisi arrivò in realtà nel 2010 in occasione dell'incidente della Mavi Marmara. Gulen criticò fortemente la decisione di Erdogan di appoggiare quell'operazione che, insomma, all'epoca creò un grosso problema tra Turchia e Israele, che fra l'altro è stato risolto solo adesso, insomma, gli ambasciatori sono tornati nelle rispettive sedi solo pochi giorni fa. L'incidente a cui si riferisce il dottor Santoro è quello che la Turchia partì da navi per forzare il blocco di Gaza e vennero assalite dalla marina israeliana. L'altra cosa che volevo sottolineare a proposito della questione curda è che non si è mai capito fino in fondo fin dove Gulen appoggiasse il partito di quello sempre denominato come filo curdo, espressione legale dei curdi, quindi non stiamo parlando dei curdi nell'espressione terroristica del PKK, ma di quella di un'espressione legale. Per cui a lei risulta che questo tipo di come dire, appoggio politico, appoggio finanziario ci sia o non ci sia? Difficile capirlo. Diciamo che questa è la tesi di Erdogan, che Gulen, pur essendo lui irriducibilmente appunto ostile al PKK, abbia appoggiato in realtà poi non solo l'EDP, cioè non solo il partito di Demirtas, ma anche addirittura al PKK. Oggi la tesi ufficiale in Turchia è che ci sia un complotto basato sull'alleanza tra Gulen, un'alleanza innaturale ovviamente, tra Gulen e PKK contro Erdogan. Diciamo che non è una tesi così inverosimile, perché in Turchia è abbastanza normale che si creino queste coalizioni naturali per combattere il nemico comune. Diciamo che credo che la verità stia nel mezzo, insomma, probabilmente Gulen in alcune occasioni ha cercato di sfruttare, soprattutto nel 2015, l'ascesa di Demirtas, perché quello era un fattore che poteva indebolire Erdogan, e quindi dal suo punto di vista era una cosa che gli faceva comodo. Non credo però che la tesi dell'alleanza tra Gulen e l'EDP, piuttosto che tra Gulen e il PKK, sia una tesi che possa essere presa come orocolato o come verità, insomma. Resta che comunque nell'ambito del controgolpe, chiamiamolo così, di Erdogan, si è riaccesa in maniera preoccupante la guerra contro tra Erdogan e PKK sicuramente, ma i curdi più in generale. Se vuole ne parliamo subito di quello che succede tra Turchia, Siria, Iraq o perché ci troviamo in una situazione in cui parlare di Turchia semplicemente come sistema interno ormai non basta più, perché anche la politica regionale che fa la Turchia serve agli equilibri interni.
Quindi, allo stato attuale, la Turchia è impegnata in due tipi di offensive. Una nei confronti di Raqqa, capitale siriana dell'ISIS, e l'altra, del tutto non richiesto, nei confronti di Mosul in Iraq, per liberare invece la capitale irachena dell'ISIS. Quello che ha ottenuto fino ad ora mi risulta sia che ha allontanato la minaccia dell'ISIS dal confine turco, che dal suo punto di vista è già qualcosa. Qual è però il problema a cui si trova di fronte Erdogan? Che se favorisce fino in fondo la liberazione di Raqqa e di Mosul, fa un grossissimo favore ai curdi siriani e ai curdi iracheni. I curdi siriani li combatte fieramente, i curdi iracheni invece li appoggia. Quindi a questo punto ci aiuta a capire la matassa di questo tipo di gioco regionale? Diciamo, innanzitutto, ecco, c'è una forte differenza tra i curdi siriani e i curdi iracheni. Oggi, per esempio, il primo ministro del governo regionale curdo era ad Ankara per colloqui con Roseno Gioiello, in questi giorni, per colloqui con il primo ministro, il ministro degli esteri e lo stesso Erdogan. La differenza sta nel fatto che, mentre i curdi siriani, quantomeno dalla prospettiva della Turchia, sono legati a doppio filo al PKK, i curdi iracheni, quelli di Barzani quantomeno, perché poi anche i curdi iracheni hanno le loro divisioni, sono viceversa ostili al PKK. Il primo ministro Barzani, non a caso, quando è venuto ad Ankara, ha chiesto alla Turchia di intervenire in questa zona, la zona del Monte Sinjar, per evitare che questa zona possa diventare una base per il PKK. Per quanto riguarda l'intervento turco in Siria, il nome stesso dell'operazione, operazione Scudo dell'Eufrate, fa capire che quello era un intervento diretto contro i curdi, cioè l'obiettivo era quello di evitare che i curdi oltrepassassero l'Eufrate, quella era la linea rossa della Turchia. Ma è una linea rossa che esisteva già dal 2012, perché l'anno scorso sono stati pubblicati i testi dei colloqui tra gli inviati di Erdogan e gli inviati di Öcalan, e già all'epoca Erdogan diceva a Öcalan: io ti do tutto quello che vuoi, l'autonomia territoriale, l'autonomia diffusa, i diritti, tutto quello che vuoi, la mia unica linea rossa è che i curdi in Siria non devono fare una cosa simile a quella che hanno fatto i curdi iracheni, perché per Erdogan i curdi siriani, quindi il PYD, quindi le YPG, sono i KK, e quindi una vittoria dei curdi siriani in quella zona, nella Siria del Nord, per Erdogan sarebbe una vittoria del PKK. E da un punto di vista geopolitico questo è fondamentale, perché se guardiamo appunto il Rojava, forse qui abbiamo una carta del territorio curdo, possiamo vedere che questo... Rojava è l'area